Ragazzi, siamo fuori Siena, l'altezza di D-Flight è 25 metri e se ci spostiamo lì sulla destra 45, ma guardate, drone in zona accesso controllato, è impossibile decolare se non si ha autorizzazione. E questa è una cagata. Eccoci a Siena, ragazzi, ho parcheggiato qui allo stadio. Diciamo che il ponte del 25 aprile non è il massimo per girare da nessuna parte, posti auto davvero risicati, ragazzi, si fa fatica a trovare parcheggio, a maggior ragione in città come Siena. Qua, come vedete, ci sono tutte le bandiere di tutte le contrade di Siena, perché se non sbaglio qua si viene a festeggiare quando si viene. Adesso mi ricordo se fanno i cavalli, non li porto qua, ma vengono qua a festeggiare, diciamo. Quindi c'è una rappresentante di tutte le bandiere di Siena. Sempre bello incontrare gli iscritti quando ti dicono tu sei andato avanti. Sì, sono un cristiano anch'io, tranquillo. Questa chiesa è davvero bellissima, le contrade qui a Siena sono 17, ragazzi. Che ve lo dico a fare, ovvio che qui a Siena tutto gira intorno al palio e alle contrade e alle rivalità. Questa invece è la testa di Santa Caterina. Ecco un bel libro di poesie che mi ha regalato padre Alfredo. Qui era contenuta la testa di Santa Caterina, ma a seguito di un incendio è stata spostata. Figlia di questo mercante, che appunto aveva, questa è la sua casa natale, aveva 25 figli, tutti con la stessa moglie. Non c'era la televisione, cioè, neanche la radio. Ho capito, ma o faceva il sacco di gemelli o... Ha avuto dei parti gemellari. Cioè, da 25 figli sono 25 anni, se ne fai uno all'anno. Comunque, fin da piccola, Santa Caterina ha avuto questa, aveva questa fede molto forte, quindi ha avuto le estesi, sono famose le estesi di Santa Caterina, che Santa Caterina levitava. Durante queste estasi gli sono venute le stigmate. Allora, stava giocando con suo fratello e stavano correndo. Sono passati davanti alla chiesa e lei ad un certo punto ha visto Gesù. E fa suo fratello, guarda, c'è Gesù, e lei e suo fratello gli fa, ma non c'è niente. Devi dirlo in toscano. Oh, Caterina, non c'è niente. Che cacco dici? Invece? E invece c'era Gesù. E invece lei vedeva Gesù perché aveva le estasi. E allora iniziavano a prenderla per pazza. E lei da lì la sua fede è sempre diventata più forte, finché anche i suoi genitori non gli credevano. E un giorno però era lì che stava pregando e ad un certo punto ha iniziato a lievitare, a lievitare come con il lievito, le scale e l'hanno mangiata. Marco, cos'è l'ampredotto quindi? Sono interiora di fesso di maiale e con una salsina verde.
eccoci a Piazza del Campo, la piazza più bella d'Italia, ragazzi, con la forma a ventaglio. Qui due volte all'anno si svolge il Palio di Siena. Qui c'è il palazzo del municipio con la Torre del Mangia. Navate lungo le quali si alternano eleganti archi a tutto sesto, sono sovrastate da un soffitto a crociera dipinto di blu e tempestato di stelle dorate. Il pavimento è stato definito dal Vasari il più bello, grande e magnifico che fosse mai stato fatto. È stato realizzato tra il 300 e l'800 ed è suddiviso in 56 riquadri in marmo intarsiato che sviluppano il tema della salvezza. Ragazzi, siamo fuori Siena, l'altezza di The Flight è 25 metri e se ci spostiamo lì sulla destra 45, ma guardate, drone in zona accesso controllato, è impossibile decolare se non si ha autorizzazione. E questa è una cagata. Niente da fare ragazzi, mi sono spostato di 200 metri in zona gialla 45, ma non ci permette il decollo. Quello che non ci permette il decollo è la mappa della DJI, sono le geozone della DJI che non sono allineate a quelle di The Flight. Ci dovrebbe essere una procedura per sbloccarle, ma in questo caso non è una procedura che prevede solamente la presa di responsabilità, bisogna proprio fare richiesta sul sito e ovviamente io non ho tempo ora di farla e prima o poi dovranno allinearsi, cosa dite?